Sì, grazie Presidente. Intervengo anche io a nome della Lega per esprimere dispiacere e profonda rabbia nei confronti di persone violente, di ignoranti, violenti e miserabili che costringono la senatrice Segre a vivere sotto scorta. Questa è una sconfitta. È una sconfitta del rispetto ed è una sconfitta soprattutto della memoria. E quindi esprimiamo tristezza e profonda solidarietà nei confronti di una donna che, viva Dio, è oggi una luce nel buio dell'odio. E quindi un buon lavoro ai due carabinieri che scorteranno la nostra cara senatrice Liliana Segre e un grazie di cuore a tutti gli uomini e le donne che in divisa oggi e domani scortano gli uomini della nostra patria. Grazie. Grazie.